Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow! Come state? Io oggi sono super contento, mi sento libero! Ho già fatto tutti i compiti. Tralala, tralala, è più un unicorno libero! Stavolta mi sono fatto furbo, ho capito che invece che rimandare, è meglio fare tutto subito. Così ora posso dedicarmi ai miei video. Non potete immaginare cosa farà Lilla oggi. Vi dico solo che è alle prese con degli slime molto particolari. Guardiamo. Amici di Mega Wow, ciao! Benvenuti a tutti, io sono Lilla e vi starete sicuramente chiedendo che cosa ci fanno tutte queste cose sulla mia scrivania. Glitter, rossetti e tempere e slime di vario tipo. Oggi ci divertiamo ricreando gli slime più famosi di internet. Facciamo largo perché dobbiamo pacciugare. Il primo trend che voglio riprodurre è super famoso, sicuramente l'avrete visto mille volte. Sono i food slime, ovvero i cibi fatti con lo slime. Per fare la pizza ho creato questo slime prendendo del butter bianco e ho aggiunto un po' di tempera per rendere questo colore un po' biscottato. Mi serviranno poi il formaggio e i peperoni della pepperoni pizza, che altro non è che un salamino. Per prima cosa vado a fare una bella palletta col mio butter slime. La schiaccio e inizio a stenderla come fareste con una vera pizza. Continuo a lavorarla finché non mi sembra un'ottima base e ricordatevi di lasciare questi bordi cicciotti per fare, diciamo, il cornicione della pizza. A proposito, voi siete di quelli che la mangiate o la lasciate nel piatto? Lasciatemi un commento per farmelo sapere. Quando i bordi della pizza sono pronti, beh, è il momento del formaggio. Che morbido! Ne prelevo una piccola quantità e inizio a lavorarla. Pallina, schiaccio, allargo, finché non potrò metterlo sopra la mia pizza. Eccoci qui e una volta che è pronta la misura, vado ad appoggiarla sopra. È il momento adesso di fare il salamino. Scelgo questo bellissimo colore rosso. È morbidissimo! Fare il salamino è molto facile e divertente, basta prendere una piccola parte, facciamo una polpettina, così, e poi semplicemente andiamo a schiacciarla. Tac! Prendiamo la base della mia pizza e andiamo a decorarla. Che ne dite di aggiungere il tocco dello chef? Andiamo a creare il basilico. Faccio una pallina di slime e poi la schiaccio, però faccio anche la punta. Ecco la mia fogliolina di basilico, la metto qua e ne ho fatta un'altra, l'appoggio un po' sul rosso anche. Che ne dite? Vi piace? Secondo me è venuta molto carina. Tadan! Come fila il formaggio! E ovviamente una volta che avrete finito di giocare, la cosa più divertente sarà distruggere la vostra opera. Wow, che mix strano di colori. È abbastanza soddisfacente. Ma adesso passiamo all'altro famosissimo slime che troverete in internet. Se volete fare il prossimo slime insieme a me, ecco che cosa vi serve. Vi servirà del crystal, wow, quanto è bello, uno dei più belli al mondo. Un pennarello possibilmente indelebile, io ho scelto l'oro. E il sandy slime, quello bello sabbioso, perché è ottimo da essere distrutto. E ora capirete perché. Dispongo delicatamente il mio sandy slime uno accanto all'altro e adesso vado a scrivere col pennarello indelebile qualcosa. Può essere un anno, il vostro nome, può essere tutto quello che volete. Io andrò a scrivere 2019. È più difficile di quanto pensassi. Quando sarete soddisfatti del vostro risultato, io diciamo che sono abbastanza soddisfatta, ma speravo di vedere più oro, andate a manipolare il vostro slime. Quando sarà bello morbidino, non dovrete far altro che allungarlo quanto basta per andare a coprire tutta la vostra scritta. Caspita, che bello! Tra l'altro il bianco è diventato blu e questo sembra viola. E la scritta si vede ancora. Se ce l'hai adesso, aggiungi un po' di polvere di stelle o anche dei glitter. E quando sei pronto, distruggi la tua opera affondando le dita. Oh, bellissimo! Ah, senti, due tipi di slime. Continua così distruggendo tutta la tua opera, assaporando con le mani tutte le sensazioni che senti, diverse morbidezze, il freddo e il caldo dei diversi slime. È davvero divertente e anche rilassante.
questo tipo di slime non si secca mai, quindi lo puoi recuperare una volta che hai finito di giocare. Oh no, si è appiccicato tutto! Aiuto! Pronti a scoprire l'altro slime che è super di moda in internet? Vi servirà un cucchiaino e dello slime possibilmente chiaro. Con le mani ben lavate vado a prendere il mio slime chiaro. Io userò un butter bianco, però la base potete sceglierla voi, ma il butter dà un sacco di soddisfazioni, guardate com'è morbidino. Una volta prelevata una buona quantità vado a stenderlo. Io cercherò di fare una forma a pizza, come sempre, però potete scegliere le forme che volete, ovviamente, e poi lo stendete sulla vostra superficie. Step numero 2, prendete il cucchiaio e iniziate a decorarlo. Mi aiuterò con un pennellino, però diciamo che non è necessario, io lo uso per cercare di essere un po' più precisa. E faccio delle bande, però anche qui potete fare dei pallini di colore, quello che volete voi. E qui in mezzo ci distribuisco invece il rosso. Cercate di usare dei colori magari che fra di loro formino un terzo colore, così verranno fuori delle sfumature molto carine. Cucchiaio pronto? Sembra senape e ketchup. Siete pronti? Andiamo a imprimere a questo punto il cucchiaino. Io vi consiglio di farlo abbastanza centrale. Andate a notare quali sono le sfumature che si creano. Un altro. Oh, sembra quasi un fiore impressionista. E adesso, utilizzando uno stecchino dal centro verso l'esterno, andate a fare degli altri segni, quindi a decorare in modo completamente a vostro piacere la pasta. Nasceranno delle forme stranissime che forse non vi aspettate. Quando siete soddisfatti, è il momento di mischiare tutto e scoprire quale colore nascerà da questo intruglio che abbiamo appena fatto. E quindi, oh, guardate, i colori si stanno fondendo nel bianco, mi piacciono un sacco. Col butter poi si possono fare dei giri che assomigliano al gelato, alla panna, adoro anche per questo. Si è formato una sorta di arancio pescato che mi piace tantissimo. Vi ricordo che se lo mettete in un luogo chiuso con il vostro slime potrete rigiocare altre volte perché rimarrà bello morbido. E adesso ragazzi, se avete dei rossetti, aspettate a buttarli se non funzionano più o se sono scaduti, perché possono essere utili per i nostri slime. Ma procediamo con ordine. Per riprodurre questo famosissimo slime vi servirà una vaschetta e uno slime, possibilmente dai colori chiari. Io ho usato un clear, un crystal con dei carinissimi glitter all'interno, ma questi non sono necessari. Lo scaldo un po' fra le mie mani e poi vado a metterlo nella vaschetta. Mentre lascio che lo slime si livelli un pochino, vado a scegliere i glitter. Ne scelgo di multicolor bianchi, rosa e verdi. Adesso che lo slime si è livellato, vado a scegliere uno dei miei glitter. Scelgo il verde per cominciare e vado a fare una bella striscia. Aspettate, togliamo il beccuccio e andiamo a fare così, che forse... Oh sì, così è molto meglio. Proseguo con questo bianco, più o meno simile alla striscia precedente. Che ne dite? Wow, quanti brillantini! Già così è stupendo! E adesso vado ad unire anche questo rosa. Sì, abbondiamo. Ecco, beh, insomma, direi che è piuttosto carino. Tutti questi glitter cangianti poi mi rilassano un sacco, ma è arrivato il momento di andare a mettere il pezzo forte. Quello che ha fatto diventare questo slime così famoso. Vado a mettere il primo rossetto. Vado ad immergere e a fare una striscia come ho fatto con i glitter. E adesso, così come ho visto fare negli slime più famosi di internet. Quando siete soddisfatti potete andare a distruggere tutto, mischiare, notare le consistenze diverse. Oh, guardate il rossetto quanto è diventato bello dentro lo slime. Guardate, sembra quasi la coda di una sirena. Io sto ancora cercando di spezzare. Ah, è molto soddisfacente, molto più che buttarlo direttamente. Lavorandolo sta acquisendo dei colori veramente pazzeschi. Ovunque mettete gli occhi c'è un colore diverso che vi incanterà, guardate.
veramente stupendo. Vi ricordate di che colore era all'inizio? È completamente cambiato. E vi ricordate com'era la pizza e lo slime di Struggito Anno? O com'era quello con l'impressione di vernice? Tra tutti questi, qual è stato il tuo preferito? Fammelo sapere in un commento. Io ti svelo già il mio, è stato l'ultimo, è stranissimo al tatto e i colori che vengono fuori sono pazzeschi, stranissimi, non me li sarei mai aspettati. Spero che questi 4 slime super famosissimi ti siano piaciuti e che ti sia anche venuta voglia di rifarli. Per oggi ti saluto, ma prima ti stritolo di affetto. Ciao, ciao ciao! Troppo fighi! Ci voglio provare subito anche io! Questi sono quelli che ho già, ma oggi è proprio la giornata giusta per provare a farne di nuovi, colorati e sempre più scrocchianti. Lilla, Yolanda, non vi temo! Devo solo capire come si fanno. Voi sapete per caso fare gli slime? C'è qualche dottore o ingegnere di slime tra di voi? Iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel like! Ciao!